Il Nord Sardegna cresce e traina tutta l'isola. Il rapporto della Camera di Commercio di Sassari, che ha preso in esame l'ultimo trimestre, fa ben sperare dopo i mesi difficili generati dall'emergenza pandemica. Da luglio a settembre il tasso di crescita positivo in tutta Italia vede la Sardegna posizionarsi al terzo posto con uno 0,44% rispetto alla media nazionale dello 0,36%. Sassari, come Milano, registra il dato migliore con uno 0,54%. Aumentano le imprese, 1638. In calo le cessazioni, 893. Nord Sardegna è stato senz'altro uno di quelli che ha risposto in maniera maggiore, tant'è che i numeri ci rincuorano da questo punto di vista. Il passaggio alla transizione digitale sono quelli che in assoluto si sono trovati con un piccolo vantaggio. Questo forse anche grazie alla struttura camerale, alla Camera di Commercio, che ha investito moltissimo sulla transizione digitale. Sta cercando di aiutare le imprese ad uscire da questo tunnel che chiaramente ancora non è terminato, in maniera perlomeno accettabile. Nel terzo trimestre, a parte una leggera flessione nel commercio, tutti i macro settori economici registrano una crescita delle imprese attive. Ottimi risultati per il turismo, soprattutto per le attività di alloggio e ristorazione. Trend positivo anche per le costruzioni. Se si estende l'analisi ai primi 9 mesi dell'anno, la performance isolana resta comunque di buon livello, con un più 1,36%, quinta in Italia. In termini occupazionali, i mesi da luglio a settembre recuperano la forte perdita di addetti registrata nei trimestri precedenti. Solo il comparto primario, composto da agricoltura, silvicoltura e pesca, ha fatto registrare una riduzione del numero delle imprese. Insomma, numeri positivi, ma è necessario continuare ad essere prudenti, come spiega il presidente della Camera di Commercio di Sassari. È un saldo che però non deve ingannare. Io invito tutti a rimanere prudenti coi piedi per terra, perché nei 9 mesi che abbiamo appena trascorso sono state innumerevoli le difficoltà attraversate dal comparto produttivo in generale, in particolare da quello mercantile e quello turistico. Fa però indubbiamente guardare con ottimismo al futuro il fatto che in questo momento in Sardegna, tra l'altro abbiamo la terza piazza in Italia, il numero delle imprese che aprono è superiore a quelle che chiudono, a testimonianza di una capacità di resistere dell'imprenditore non comune. Gallura Live, trasmettiamo voci, fatti, emozioni. GalluraLive.it